Non ci siamo presentati, io sono Mauro, lei? Piacere, Nur. Di dov'è? Medio orientale. Dove? Libano. Libano. Sono arrivato qua 10 anni fa. E come mai? Per motivi di famiglia, religione, economici. Vivevo a casa di mia nonna insieme a mia mamma, mio papà e le mie 2 sorelle. Quando abbiamo iniziato a crescere, mio papà ha visto che non poteva esserci un futuro per noi e siamo partiti ad agosto nel 2011. Il suo arrivo in Italia com'è stato? Ah, per me è una rinascita. Sì. All'inizio non ero d'accordo, non volevo venire. Siamo arrivati a Venezia verso fine settembre, quindi le scuole erano già iniziate e tutto. Io ovviamente non sapevo parlare italiano. Io mi ricordo a scuola che tipo i miei ex compagni scrivevano tipo questa si chiama porta, questa si chiama maniglia. Che bello. Dopo però la difficoltà è iniziata ad essere alle superiori. Perché? Forse il mio orientamento sessuale. A 16 anni ho capito il mio orientamento sessuale. Cioè cercavo più l'affetto in un uomo che da una donna. Che tipo di uomo cerca? Ma bel fisico. Bel fisico. Ah, una cosa del sud. Deve essere del sud. Del sud. La cosa migliore che potrebbe capitarmi al primo appuntamento è trovare una persona che mi faccia innamorare al primo sguardo. Buonasera. Ciao. Giuseppe, piacere. Piacere, Nur. L'amore lo sto cercando ora perché diciamo che ho messo dei punti alla mia vita. Questo era un pensierino per te. Addirittura? Sì, sì. Vabbè, nulla di particolare comunque. Vabbè, che dire, grazie. Il pezzo mancante del puzzle che ho oggi, che mi manca oggi, è proprio quello di una persona al fianco che mi possa amare e che quindi spero di trovare. Dove sei? Salerno. Tu? Salerno, Venezia. Siamo proprio... Sì, un po' distanti, dai, però. La distanza non ci fa paura. Buonasera. Buonasera. Cresce un calice di bollicine? Sì, grazie. Io pretendo semplicemente una persona compatibile con me. Vabbè, un brindisi magari. Sì. Essere mentalmente liberi, aperti, senza nessun tipo di problema. Immagino non sei italiano. No. Sono medio orientale. Ok, sei qua solo con la famiglia? No, no, con tutti. Quindi sanno che hai questa cena con me stasera, insomma, no? No, non lo sanno, niente. Ah, no? Mi è capitato in passato comunque di scontrarmi magari per un abbraccio dato per strada piuttosto che un bacio dato davanti a un ristorante. Non racconto tante cose alla mia famiglia. Ma sanno di te però? Sì, lo sanno, però è una situazione un po' complicata, no? Quindi queste sono limitazioni che io ad oggi non mi do, quindi vorrei quantomeno trovare una persona che abbia diciamo le stesse libertà mentali innanzitutto. Eccomi qua, il vostro tavolo è pronto, vi accompagno... Grazie. Grazie. La tua ultima relazione importante? Allora, era una relazione a senso unico. Mi sono follemente innamorato di un etero. Ma follemente. Proprio l'unica persona che ho amato nella mia vita. Nella tua vita? Sì. Questa storia è andata un po' male. Più che altro per il fatto che io pretendessi troppo da una persona che poi in realtà non poteva darmi tanto. Io ci ho provato in tutti i modi, però non è andata. Dopo circa 1 anno e mezzo, dalla sera alla mattina è crollato tutto il castello, insomma. Sono ritornato sul pianeta Terra e mi sono reso conto che appunto l'amore era solo da parte mia. Penso che questa esperienza ti abbia fatto un po' crescere, ti abbia fatto... Sì, sì, no, ma mi ha aprire un po' gli aperto occhi. Gli occhi, grazie a lui sono andato avanti e ho fatto un lavoro su me stesso grosso. Mi è stato spezzato il cuore. Perdonatemi. Grazie. Però l'abbiamo ricostruito man mano, quindi non ad oggi l'abbiamo ricomposto, insomma. Allora, io ho una simile storia alla tua. Cioè, comunque ho avuto una storia nella mia vita che mi ha fatto crescere, prima della mia età. Perché io nella mia vita ho dovuto fare tutto da solo, tutto. A 15 anni, quando mi sono diplomato in terza media, ho deciso di parlare, di dire ok, forse è il caso di dire ai miei come mi sento io, cosa piace a me. Sono loro figli, loro sono i miei genitori, quindi come in primis bisogna avere il supporto della famiglia. Cioè io quando ho dovuto dire ai miei il mio orientamento sessuale? Sì. Mio papà l'ha presa come se fosse una malattia.
Sono stato molto male. Vabbè. Pensano che non... che sia una cosa che la puoi scegliere. Che tu scegli di essere così e quindi... boh, hai due porte, quale scelgo? Questo. Non è così. Io non posso andare oggi, stasera, a chiamare mia mamma. Ho fatto mia una mamma cena. Forse sì. Ok. Mia mamma forse sì. Ma mio papà digli, papà, sono andato a Roma perché mi sono visto con un ragazzo e abbiamo fatto una cena insieme. Almeno spero che un giorno cambino idea e dicano ok, se mio figlio è felice, siamo felici anche noi.